Questa joint venture avrà degli effetti positivi anche sul fronte del numero dei turisti. Lei diceva che siamo ancora un pochino lontani dai livelli pre-Covid, non lontanissimi, però qualcosa manca. Ma ce lo auguriamo sicuramente perché, ripeto, far conoscere il Duomo sempre di più in maniera più precisa, più dettagliata nel mondo, ci auguriamo appunto che porti ancora più turisti a vederlo dal vivo. Al momento adesso che numeri abbiamo? Ma i numeri in questo momento sono confortanti come primo quadrimestre appunto 2022, che ha un circa un 20% in meno rispetto al 2019. Primo quadrimestre, venivamo da momenti in cui sia nel 2020 e 2021 abbiamo toccato punti in cui facevamo il meno 70-80% in meno, quindi ovviamente poi ci sono stati periodi addirittura di chiusura totale, quindi direi che speriamo che il trend possa continuare in questo senso come è iniziato il 2022.